questo periodo, quindi speriamo che questo sia possibile realizzarlo a maggior ragione in questo particolare momento. Purtroppo il nostro tempo a disposizione, Lorenzo, è terminato. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Ricordo, do appuntamento alla prossima settimana, ricordo ai nostri amici ascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto e anche a te di non abbandonare mai i nostri sogni, di continuare sempre. Di continuare sempre a sognare e buon sogno allora, buon sogno, buon proseguimento di vita e di arte. Ciao, grazie mille, grazie Patrizia e buon sogno a tutti i nostri ascoltatori allora. Ciao Lorenzo, grazie, ciao. Torna a trovarci quando vuoi. Assolutamente, con molto piacere. Ciao. Ciao. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Del volo ai tuoi sogni, sei su Radio Dream On Fly. Sono le 11:38 minuti primi, buona giornata, buona mattinata amici da Mariella Vitale, bentrovati. Siamo in diretta su Radio Dream On Fly, oggi è martedì e abbiamo l'ospite graditissimo del martedì mattina che è venuta finalmente dopo un sacco di tempo a trovarci, a debita distanza però sempre, che è la dottoressa Elena Beltramo. Buongiorno, bentrovata. Ciao Mariella, buongiorno a tutti. Ti trovo in splendida forma. Grazie, anche tu. Ma questa quarantena cosa non ti ha fatto? Vero. Abbruzzata, elegantissima, tacco 12, io non lo so. Per una volta che esco. No, uno si immagina la dottoressa, psicologa, sarà triste, sarà tutta così, con tutti i problemi del mondo sulle spalle. No, niente no. Di tutto questo. Assolutamente no. È una bellissima donna, bionda, slanciata, altissima, che poi lei tra l'altro non si risparmia per niente, ci mette anche il tacco sotto e quindi grazie. 2 metri di donna. Grazie Mariella, anche tu stai proprio bene. Grazie, piacevole ritrovarti e soprattutto per i nostri ascoltatori e i nostri microfoni è sempre un piacere poter interloquire guardandoci negli occhi, comunque rimane sempre una bella esperienza umana, no? Il fatto, certo, di guardarsi negli occhi. Sì, è diverso. Ci siamo fatti la quarantena. Sì. Abbiamo parlato di qualunque cosa. Abbiamo cercato, tu hai cercato, di dare una motivazione, di dare un sostegno psicologico a tantissimi, tantissimi ascoltatori, tantissime persone che ti seguono con molta, molta attenzione e molto interesse. Sì. E siamo tornati alla quasi normalità, anche se istintivamente mi sembra di capire che noi vorremmo già che niente fosse successo, sim Napoli, tarallucci e vino, ho vita mia e facciamo tutti la movida. Esatto, sì. Ecco, ci però dimenticate. Ci siamo già dimenticati un po' con le tragedie passate. Che questa fase 2 non è esattamente un libera tutti, no? Ecco. No, ma noi siamo, cioè la consapevolezza potrebbe salvarci la vita, perché così mi sa tanto che se continuiamo con queste storie. Esatto, esatto, infatti sono proprio d'accordo sul fatto che la consapevolezza può salvare la vita. Perché? Perché ad esempio questi episodi recenti della movida, comprensibili sotto un certo aspetto ma incomprensibili dall'altro, ovviamente ci danno il punto della situazione, della situazione mentale a livello popolare. Sì. Perché? Perché dimostra quanto le regole intanto siano bypassate, superate, non ascoltate. Carta straccia. E poi soprattutto manca la consapevolezza di quello che realmente vuol dire ammalarsi di Covid. Tu sei venuta a conoscenza di persone che hanno passato l'esperienza del Covid e sono sopravvissute ovviamente. Sì. Ecco, che cosa rimane dopo il Covid? Da chi ha avuto questa infezione virale? Certo, allora sto seguendo delle persone ovviamente in videochiamata, perché in presenza ancora non è possibile, che sono tuttora ammalate di Covid. Tra l'altro persone
giovani, ecco. Parliamo di quarantenni, sì. Trentenni, sì. Cinquantenni al massimo, ecco, quindi... esatto, quindi parliamo di persone, no, anche comuni. Perché se erano più anziani non sarebbero sopravvissuti, esatto, invece loro sono sopravvissuti, sono però sopravvissuti adesso... e hanno dei problemi gravi proprio di salute, dei dolori forti. Allora mi raccontano che intanto ci sono delle analisi da fare molto dolorose, ma questo COVID, oltre a problemi respiratori importanti che ovviamente spaventano, certo. Rendono troppo difficoltosa la respirazione, quindi ovviamente arrivano sì. Anche a toccare la parte mentale, perché poi si alterano, certo, anche questa mancanza di fiato crollano. Deve essere come una sensazione di soffocamento, sì. Perenne, sì. Mamma mia, sì. E poi tutto quanto è accompagnato anche da dei dolori molto profondi, molto forti a livello muscolare. Senza contare che mi pare che rimangano anche dei danni permanenti ai polmoni. Sì, sì, così mi dicono. E tra l'altro sparisce l'olfatto e il gusto. Sì, sì, sì. E poi sotto l'aspetto psicologico davvero rimangono persone fragili, toccate, certo. Proprio traumatizzate, ecco. Dalla paura appunto della morte, perché l'hanno di un semplice toccata. Raffreddore che potrebbe compromettere nuovamente anche il loro stato di salute. Sì, 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 sì. E poi proprio la qualità della vita. Ma oltre a cambiare loro, sento proprio che sono alterati psicologicamente, proprio danneggiati sotto il profilo proprio della sicurezza di se stessi, della fragilità della vita, si sentono molto vulnerabili e questo ovviamente comporta poi delle depressioni piuttosto che sensi di ansia, di certo, panico, certo, anche. Certo. Per cui insomma ci sono delle conseguenze davvero disastrose. Ecco, d'altra parte c'è chi non ci aiuta per niente ad avere consapevolezza della situazione e anche dei nostri comportamenti, certo. Attraverso i social, che sono sì. Dispensatori di false notizie, di fake. Addirittura pare che sia tutto un complotto, che il COVID non esiste, che è molto meno grave di quanto ci si possa immaginare. Io mi domando, psicologicamente, sarebbe più utile che tutti quelli che si sono ammalati di COVID esprimessero ed esponessero pubblicamente la loro esperienza? Perché non sì. È possibile negare, i negazionisti, cioè, c'è anche chi ha negato Auschwitz, per esempio, e quindi benché ci siano delle prove tangibili che in realtà non è così, ma addirittura che venga negata una realtà che stranamente però non viene raccontata da chi l'ha passata. Hai notato? Sì, sì. C'è sì, anche sì, un giornalista, Porro, sì. Ad esempio, pare che lui abbia fatto il COVID. Ebbene, lui è il primo, ieri sera io l'ho seguito, è il primo a dire: apriamo tutto, dovevo divertirci, non possiamo essere legati tutta la vita. Ora io mi domando, ma è possibile dire una cosa di questo genere no. Dopo che hai passato un'esperienza no. Come il COVID? Allora, intanto magari lui non l'ha passata in modo così difatti, perché esatto. Difatti, esatto. Perché e qui ribadisco il fatto che la consapevolezza porta davvero a salvarsi la vita, perché allora, almeno per rispetto proprio dei propri cari e degli altri, certo. Bisogna tenere in considerazione appunto la gravità della questione, poi che abbiano esagerato, che abbiano fatto delle azioni non corrette, questo lo andiamo poi a vedere. Brava, non è questa io la domanda già giusta, pronta da farti, a proposito dell'esagerare o meno la situazione. Esatto, ecco. Esatto, però il dato di fatto porta proprio a notare, a conoscere la realtà, no? Quindi persone giovani che si sono ammalate. Ecco, questo è. Ecco, secondo me è già sufficiente approfondire queste conoscenze e sapere perlomeno gli effetti, che cosa è successo, ma anche il personale sanitario che ha avuto a che fare direttamente con questi casi. Io sto seguendo delle infermiere, ok, di reparti COVID che sono traumatizzate, proprio psicologicamente sconvolte, quindi hanno visto di tutto,
hanno visto di tutto all'interno di quei contesti, e non è una cosa nascosta, perché se ne è parlato alla televisione. Certo. Delle infermiere ne hanno spiegato anche sui social come è avvenuto. E quante sono morte anche tra medici e sanitario ospedaliero. Tra l'altro, certo. Giovani, sì. Okay, non solo anziani, anche personale giovane. Allora, io dico, questa è la consapevolezza. Non si può solo ascoltare da una parte, bisogna ascoltare anche dall'altra. Esattamente, certo, come diceva Gesù, di fare come facevano i bereani. Si ascolta un po' a convenienza, no? Esatto. Ecco. I bereani erano un popolo stupendo che loro ascoltavano, ma poi si informavano e si facevano poi delle loro ideologie, certo, delle loro credenze, no? Sì. E quindi noi dovremmo fare altrettanto. Ecco perché la consapevolezza è fondamentale, anche perché se lo facciamo oggi, approfondiamo questa qualità della conoscenza, degli approfondimenti, lo faremo poi sempre in tutti i campi della nostra vita, perché il comportamento di oggi della movida rappresenta, sì, proprio un'assenza anche nel futuro e nel passato, certo, anche proprio nella propria vita, cioè un qualunquismo che non serve, non salva la vita nel campo del lavoro, sociale, affettivo, personale, una crescita personale, vuol dire formarsi, vuol dire dedicare del tempo per se stessi, investire per se stessi e per gli altri, lasciare qualcosa di positivo. Se si vive così, alla qualunque, sì, come esatto, alla come viene viene, esatto. No, io però mi stavo domandando, Elena, il senso di invincibilità, di immortalità, sì, dei giovani, no? Sì. Quello che hanno la sensazione che niente li può scalfire, niente li può uccidere, questa forza prorompente della vita che sentono dentro di loro, ha a che fare con una sfida anche inconsapevole che si fa nei confronti delle regole e dunque nei confronti di una minaccia effettivamente reale, ma che loro vogliono ignorare. Certo. C'è un nesso, sì, alla, sì, giovane, sì, età, sì, rispetto alla mancanza, sfide, di osservanza delle regole? Sì, 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 questo sì, perché comunque tutti quanti sin da piccoli, poi crescendo, certo, c'è la necessità di sfidare per, sì, comprendere i propri limiti. Ecco. Ok, quindi, ecco, distinguiamo la sfida dall'ignoranza. La sfida, okay, di crescita, diciamo. Esatto, ecco, la sfida di crescita dall'ignoranza e anche dalla ribellione, perché poi ovviamente, sì, dipende anche dal vissuto, da tanti contesti, sì, familiari, ce n'è, sociali, ce n'è, culturali, ce n'è, eccetera. Esatto. Però, se ritorniamo sul discorso sfida, sì, fa parte dell'essere umano, soprattutto giovane, che vuole capire i propri limiti, fin dove può arrivare. Ma posso di rimetterci anche la vita, perché è così facile ammalarsi in questo momento. Così. Esatto, esatto. Ecco perché ribadisco che la consapevolezza, che significa proprio approfondimento della conoscenza delle cose come stanno, salva la vita, ma in tutti i campi, in tutti i campi. Quindi, prima di andare a fare la movida, che per carità è bello per tutti, sì, certo, piace anche a me, non lo metto in dubbio assolutamente, ma non siamo in un regime dittatoriale dove sarà per sempre, certo, è solo una questione di poco tempo. Quindi il buon senso, appunto guidato dal sapere, può aiutare veramente noi, i nostri familiari, perché noi potremmo essere inconsapevolmente dei portatori, no? Certo. Di questo virus, certo, ma oggi parliamo di questo virus, ma ci sono altri virus, certo, altre, certo, situazioni anche molto dannose, ok? Pensiamo anche alla meningite, dove, sì, noi in Italia, esattamente in Emilia Romagna, siamo il focolare a livello mondiale, penso, della meningite, quindi debellata il più possibile, perlomeno sotto controllo, diciamo, adesso i vaccini, esatto, sotto controllo, però comunque possiamo portare a casa sempre qualsiasi tipo di virus, ok, fisico ma anche mentale, certo, tra l'altro. Per ma cui... il fatto di non rispettare le regole, il fatto di chiamare e di gridare ad alta voce vogliamo di nuovo la nostra normalità, perché, sì, poi è questo, no? il grido un po' che viene soprattutto, beh, un po' da tutti ovviamente, sì, sì, ma in particolar modo anche dai giovani, è una situazione che si verifica non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tutto il mondo.
quindi non dobbiamo pensare che siamo solamente noi italiani cattivoni, che insomma non vogliamo rispettare le regole perché siamo italiani. Il problema esiste in tutto il mondo. Ci sono dei paesi dove questo problema è stato sottovalutato, e che cosa sta succedendo? Ce ne sono altri che dove non è stato, è stato affrontato diversamente, e va bene, ci sono dei paesi nordici ad esempio che sono abituati a essere bacchettati, quelli crescono già così, e quindi non si pone il problema di posso anche pensarla a modo mio, perché devono fare quello che si dice, punto e basta. Sto parlando dell'Olanda, sto parlando della Danimarca, sto parlando dei paesi molto molto nordici, e poi invece c'è il Brasile dove la situazione non è più sotto controllo. Esatto, sì, no, infatti. Allora, io parto dal principio che ovviamente dove c'è una mentalità aperta, c'è la possibilità di acquisire conoscenze, cioè la mentalità aperta è accompagnata comunque da una cultura sana, forte, da sane radici, ok? Sì. Dove c'è tanta povertà, comunque la cultura viene a mancare, viene a mancare. Quindi è ovvio che ci sono delle altre problematiche, c'è meno osservanza. Io sto pensando alle favelas, ad esempio. Come fai? No, certo, ma non hanno neanche i mezzi. Ma assolutamente. Neanche i mezzi, neanche di comunicazione, forse, perché è decisamente più complicato rispetto a noi. Ecco, io mi domando lì in Brasile che cosa ne possono pensare i giovani di andare a fare la movida oppure no, visto che vivono hanno in condizioni problemi. Veramente. Sì. Allora, ovvio che i nostri giovani sono molto capricciosi e ben abituati. Sì, esatto. Okay? Oh, perché, ecco, finalmente l'abbiamo detto. Dipende molto anche dalle famiglie, dall'esempio dei genitori, perché questo è fondamentale, perché un giovane riflette poi quello che ha assorbito in casa, nel proprio ambiente. È vero. Perché diversamente non può essere, non può inventarsi qualcosa di diverso. Può essere un ragazzo giovane che viene traviato, tra virgolette, dalle compagnie. Oppure vuole imitare, no? Vuole per far parte della compagnia, che è un classico. Esatto. Però di massima l'esempio familiare, la presenza dei genitori è importante. Io ad esempio ho due figli iperprotettivi con i loro figli. Certo. Chissà da chi hanno preso. Infatti, e sicuramente non vanno a fare la movida. No, perché, difatti non ci va. Esatto, sì, no, infatti. Così. Esatto. Beh, vedi, in questo caso non è stato imposto loro niente, ci sono arrivati da soli. Si sta a casa, e io ho mia nipotina che ha 4 anni, e ho detto quando viene a trovare nonna, e lei mi ha risposto domani che va via il virus. Esatto. 4 anni. Certo. Cioè non è che ci vuole tanto. No, ma infatti allora la condizione di isolamento che abbiamo tutti quanti vissuto è stata vissuta in modo magnifico e magistrale da tutte quelle persone che hanno sfruttato tutto quel tempo per cambiare delle cose nella propria vita, migliorarle, godersi lo spazio, il tempo, il riposo, sfruttare appunto il tempo per studiare, aumentare la consapevolezza, la conoscenza, no? Quindi capire come adattare la propria vita ai propri ritmi e cambiare proprio radicalmente anche delle cose. Ma ci sono altri che invece l'hanno subito questo, ecco. E quindi hanno trasmesso ai figli anche una costrizione. Ora è una percezione molto diversa dei bambini, no? Di una condizione piuttosto che un'altra. Però a parte il fatto che avrei 2750 milioni di altre domande, l'argomento enorme. Sì, enorme veramente. Noi purtroppo abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Affidarci ad un percorso di consapevolezza con il supporto della psicologia e quindi anche dell'ipersofia, in questo caso, che è tutta tua e nessuno te la tocca. Beh, insomma, potrebbe aiutarci ad avere più consapevolezza, ma non solo per quanto riguarda il Covid, un po' anche per noi come individui. Certo,
certo, sì, proprio da applicare nella propria vita, perché la consapevolezza ci aiuta ad affrontare, a vivere meglio, come il mio motto, che sì, è star sempre bene, dove il sempre fa la differenza, ma sì, quel sempre deriva proprio dalla consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra missione, rimanere fedeli a se stessi, conoscere, proprio migliorare ogni aspetto della propria vita e soprattutto essere felici, perché noi lo possiamo, possiamo vivere nella felicità, è un diritto che tutti quanti noi abbiamo. Io non lo so se faccio parte di un'epoca in cui i giovani si facevano tante domande, no? Sul futuro, sì, sul mondo, sulla società, sulla politica, sul lavoro, e credo, spero, voglio augurarmi che anche molti ragazzi, molti giovani, almeno una volta nella vita si domandino: che cosa ci sto a fare io qui? Perché sono qui? Esatto, sì. Ecco, già questa è una domanda che secondo me potrebbe portare a cercare la consapevolezza. Sì, certo. Ma secondo te i giovani se la fanno ancora questa domanda? Qualcuno sì, molti non penso, perché non è molto moderno farselo. Ah, del perché io sono qui, cosa ci sto a fare a questo mondo? Esatto, perché no, hanno una visione più proiettata verso il futuro, più proiettata verso la qualità della vita, cioè adesso io sto generalizzando. Certo, beh, ovvio, non si può fare, beh, per forza. Poi sarebbe interessante intervistare qualche giovane, a domandarsi, perché uno si fa delle domande e dice: ma visto che sono qui, già che ci sono, che devo fare? Esatto. Che faccio? Solo che è una società improntata molto sull'apparire e sull'avere, che non sull'essere, e quindi questa domanda è più complicata da farsi, no? Perlomeno ci sono giovani molto evoluti comunque di loro, per cui loro se la fanno. Meno male. Si cercano anche le risposte. Meno male. Però in linea di massima, appunto, è più centrato. Diciamo che a livello percentuale sul non piacere. Molto. Diciamo che un pochino la responsabilità chi la diamo? Diciamo che la società in generale, non possiamo neanche dare una responsabilità specifica ai genitori o agli insegnanti, ma anche le trasmissioni stesse che vengono proposte, il Grande Fratello, sì, piuttosto che Uomini e Donne, queste sì, cose un po' così, che possono anche piacere, però che informazioni danno? Sì, secondo me ci va una mente già matura, che abbia già tutta una consapevolezza, esatto, alle spalle per poter riguardare. Allora, credo che siano molto interessanti nel campo della psicologia, perché sì, si studiano molto attentamente i comportamenti, sì, umani. Sì, infatti nasce per quello. Esatto. Inizialmente il Grande Fratello, ad esempio, era nato sì, per questo. Studio. Si mettono delle persone in cattività e si vede che cosa, esatto, succede. Come le dinamiche, no? Sì, ecco, sì, sì. Però in effetti il messaggio che arriva alla popolazione qual è? È molto, molto basico, no? Molto, e quindi sì, i giovani cosa prendono a modello? Quello che continuano a vedere, a sentire, e anche se in famiglia magari ci sono altri concetti, piano piano, già che si guardano queste trasmissioni, diciamo, entrano in casa, no? Sì, entrano nella testa, sì, poi sì, io non, certe non, ideologie. Non c'erano queste trasmissioni, non c'erano queste trasmissioni, io mi riunivo con gli amici a suonare chitarra, organo elettrico, e sì, eccetera, sì, cioè sì, così, sì, questo genere. Era un po' diverso, insomma, diciamo che avevamo un altro tipo di passatempo, ecco. Esatto, sì, oggi è completamente diverso. E si stava in biblioteca, io sì, mi ricordo sì, benissimo. Adesso c'è la PlayStation magari, no? No, biblioteca. Sì. Allora, invece, parliamo dell'ipersofia. Sì, l'ipersofia emozionale è un metodo efficace, veloce, sì, e profondo, che risolve, aiuta perlomeno, adesso un parolone, certo, aiuta a migliorare fino anche a risolvere per la persona che vuole, ovviamente, certo, determinate crisi emotive, situazioni emotive destabilizzanti, limitanti. Quindi è un metodo che permette proprio di riqualificare la propria vita, migliorare l'umore, la visione, diventare ottimisti, vitali, insomma,
propositivi, insomma, allegri, certo. Che poi è abbastanza rapido, no? Come metodo, sì, cioè, sì, non è che devi andare lì per anni e anni a fare le sedute di psicanalisi, perché devi, una volta si andava, credo che anche negli Stati Uniti sia quasi normale, tra l'altro è quasi normale, no? Avere lo psicoterapeuta che comunque tu una volta a settimana vai lì, ti siedi e parli, sì, perché in Italia il mondo della psicologia viene visto più per persone che hanno dei problemi proprio mentali, malattia. Quindi la persona non va volentieri dallo psicologo perché c'è questa visione, appunto, viene etichettato come persona sbagliata, ci vanno fuori malata, di testa, però invito veramente tutti invece a ad affidarsi a un professionista di qualità che può aiutare davvero. Certo. Intanto, io sono nel mondo del counseling, anche se sono laureata in psicologia, ma nel mondo del counseling proprio perché il mio obiettivo è quello di ricentrare la persona, aiutarla a ritrovare se stesso, raccogliere i cocci e ripartire alla grande, no? Sulle ceneri. È bellissimo, è un'immagine bellissima. Sì, un po' come fanno i giapponesi, quindi, quando si rompe il vaso lo riuniscono, lo ricompongono con dell'oro, no? Esatto, nelle fessure. Esatto, ecco, forse diventa un'opera d'arte. Esatto, unica tra l'altro, perché i cocci non sono mai uguali uno all'altro, esatto. Da persona a persona, esatto. A questo punto. E quindi si migliora. Esatto. La qualità aumenta. Allora, esatto. Vogliamo dare le coordinate per poterti raggiungere, Elena? Perché volentieri. Tu fai ancora gli incontri? Sì. Allora, per adesso io mantengo il giovedì mattina alle 10 su Facebook queste dirette dove le persone hanno modo anche di interagire, mi fanno domande e rispondo. Poi rimane la registrazione, possono guardarla anche in secondo tempo, perché comunque non tutti sono presenti. Esatto, e poi la pubblico anche su YouTube, nel mio canale Elena Beltramo Star Sempre Bene, e anche Facebook è Star Sempre Bene, quindi la pagina dove i nostri ascoltatori possono trovare anche tante altre informazioni, compresa questa trasmissione. Insomma, così noi diamo sempre un titolo indicativo ad ogni appuntamento, di modo che se voi ritenete di riconoscervi almeno in una delle tante cose di cui abbiamo parlato, magari potete riascoltarla, perché qui parla, non lo so, della bulimia, oppure qui parla della gelosia, qui parla della possessività, insomma tutte le problematiche magari possono rendere la vita un po' difficile, un po' più complicata. Ce ne sono parecchie che addirittura rovinano la vita, no? Tipo la gelosia, la possessività, l'ossessione. Non sono difetti, sono patologie. Sono dei problemi grossi dovuti sempre a un vissuto, perché ci sono sempre delle spiegazioni ed è lì che andiamo ovviamente a mediare. Quindi non siamo praticamente impossibili da rimettere a posto. C'è sempre comunque un qualcosa che deve riemergere, forse, quindi lo prendiamo insieme a te e lo si rimette a posto. Sì, infatti si riporta all'equilibrio, una visione differente, una percezione soprattutto delle situazioni. E la cosa importante da tenere presente è che questo è un atto di maturità e di responsabilità, di amore verso se stessi. Non è sinonimo di debolezza. Tutti noi, in qualsiasi momento possiamo migliorare la qualità della nostra vita, le percezioni, perché se siamo liberi da paure, da condizionamenti, da credenze limitanti, da dei bisogni necessari a livello emotivo, ovviamente facciamo evolvere e fiorire tutte le nostre qualità, virtù, doti, e quindi diventiamo magnifici, più belli. Perché la gioia rende belli proprio. La gioia rende belli. Esatto. Quindi gioiamo tutti insieme, perché secondo me poi quelli che dicono come fai a ridere che va tutto male, va tutto sempre male, ma cosa c'è da ridere, che non c'è da ridere niente, io li sento. Rimon Fly Radio. Notizie. Muoversi in Piemonte.
Buona sarebbe ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura ci occupiamo della A5 Torino Aosta, dove segnaliamo code per lavori tra Nus e Verrè in direzione Torino. Si rallenta ma per traffico intenso anche in corrispondenza della barriera di Settimo Torinese per i veicoli in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino Bardonecchia, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Susa Est e Ux verso Torino. Vi segnaliamo che sulla statale 20 del Col di Tenda è stato riaperto il tunnel del Tenda, dove per motivi tecnici è attiva attualmente la circolazione a senso unico alternato. Era l'ultima notizia, con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Con Radio Dreamonfly. Si vola in alto. Clima più fresco, specie al nord, ma ancora tanto sole su quasi tutto il territorio nazionale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento un po' su tutte le nostre regioni centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali potrà formarsi una copertura nuvolosa anche piuttosto compatta, ma in genere non foriera di fenomeni. Nel pomeriggio poche variazioni, nubi sparse o irregolari al nord, cielo sereno o velato invece al centro e anche al sud. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
con Fly Radio. Radio Dragonfly, con noi fai decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Marile Vitale, bentrovati, siete su Radio Dragonfly, è giovedì e il professionista che ci viene a trovare ogni giovedì è l'uomo della sicurezza Francesco Ciano, che saluto e che ho raggiunto ovviamente telefonicamente. Buon pomeriggio Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci sono delle novità che, della quale ci hai già anticipato la settimana scorsa e che però stanno cominciando a prendere piede, anche perché la settimana scorsa qui ai nostri microfoni hai presentato una tua nuova iniziativa, visto che non ne hai mai e visto che noi ogni settimana siamo veramente preoccupati, ma dico, ma se quell'uomo parlerà sempre del solito antifurto che fa biu 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 e invece no. Diciamo che mi annoio e la notte non dormo, quindi queste due cose insieme fanno non tanto danno, perché in realtà fai delle cose utili che possono aiutare le persone a stare ancora più in sicurezza. Perché diciamo questo? Sì. Perché hai creato un nuovo servizio di assistenza telefonica. Sì, perché praticamente cerco di capire sempre nel periodo in cui sono come posso, come dire, proteggere le persone, sai che ho un po' questo pallino, no? Ma un pochino proprio, sì. Un pochettino, sì. E in questo caso, visto che comunque siamo tutti un po', come dire, a corto di idee, se non dire non di soldi, tutte e due Francesco ho pensato di fare una cosa che potesse essere utile un po' a tutti, quindi noi abbiamo comunque un po' di problemi, nonostante abbiamo il codice Ateco che ci possiamo spostare con, diciamo, con i tecnici per via, insomma, di andare all'interno delle abitazioni o comunque delle attività. Sì. E nella stessa cosa le attività e i privati hanno un po' il problema di far entrare comunque una persona, un tecnico all'interno della propria abitazione e attività. E allora ho collegato queste due cose e ho messo a disposizione praticamente un numero di WhatsApp dove praticamente attivandosi tramite il nostro sito, che lo ricordo www.piusicurezza.com, ci si attiva, c'è un bel pulsantino rosso con scritto teleassistenza, si entra là dentro, si mettono due dati, quindi nome, cognome, email, noi li contattiamo, attiviamo questo servizio. E come funziona? Come prima cosa cerchiamo di capire, beh, se è un nostro cliente non c'è problema, ma se è un cliente che nuovo, che non sappiamo che tipo di materiale il prodotto ha, certo. Come prima cosa, se è un marchio che trattiamo e conosciamo, eseguiamo l'intervento, come dire, telefonico in videochiamata in diretta. Sì. Se è un cliente che veramente ha dei marchi sconosciuti e che gli ha installato suo cugino, che non si sa bene dove gli ha preso, cugino che si risparmia, sì. Sì. Noi prendiamo le giuste informazioni, quindi marca, modello, manuali, e diciamo facciamo da remoto. Se dall'altra parte c'è una persona che, insomma, ha due cacciaviti e sì, una scaletta, certo. E un po' di voglia, quello, li possiamo praticamente fare delle operazioni per noi abbastanza semplici, che sono... Ma non è detto, se lo facessi io sarebbe complicatissimo, te lo garantisco. Sì, sì. E quindi però cambiare una batteria, magari se lo facciamo fare al tuo marito, insomma, sì. Diciamo con un po' di voglia... insomma, ormai il bianco in casa l'hanno dato tutti, i cassetti sono stati messi a posto, la sì. Polvere è stata tolta ovunque. Mangiare, quindi... non è che si può sempre fare da mangiare il pane e basta. Bravo, anche. La pane, pizza, pane, l'abbiamo fatta, basta. Torte pure, sì. Insomma, quindi diciamo che le cose base sono state fatte tutte, quindi in teoria se succede un guasto all'antifurto noi abbiamo la possibilità di farti fare manovre semplici. Ma o questo, che ne so, mentre davi il bianco. Certo, questa sembra una cosa semplice, sembra una cosa che è abbastanza scontata per chi come te mastica antifurti tutto il giorno, però ti assicuro che chi ha problemi, ad esempio, cioè tipo io che ho la borsa da donna, no? Ecco, sai, è presente, no? Come una, ecco. Poi vado, sì, vado voglio alzare, voglio schiacciare il pulsante per aprire il cancello dell'antifurto, che cavolo ne so, e quello è rimasto schiacciato tra il portafoglio, il rossetto, lo specchietto, il dentifricio ed è scarico, cioè è scarico, non sono impanicata, cosa faccio? Chiamo e ho l'assistenza telefonica. Sì.
E questa? Sì, si chiama, noi possiamo individuare il radiofumando, capire che batteria c'è, indirizzarti dove acquistare la batteria, se poi esci di casa e vieni a acquistarla da noi, insomma si è perso un po' tutto il sentimento di risparmio, però eventualmente se tu non vuoi ordinare la batteria online o comunque magari ci sono dei problemi, noi abbiamo a disposizione dei materiali, se no ce li procuriamo, tu vai a casina tua, ti fai l'operazione che io ti dico di fare uno dei miei tecnici e tu ti sei sistemato l'antisunto da solo. E questo è un risparmio. Ha un risparmio perché senza ombra di dubbio il nostro tecnico quando si sposta ha un diritto di chiamata, benzina, autostrada, chilometri, lo spostamento, il tempo, e più il tecnico che sul posto ha un costo, quindi diciamo che qui si va a risparmiare notevolmente. Logicamente ci vuole un po' di manualità e un po' di voglia per farsi come un minimo di assistenza sul proprio sistema d'allarme. Allora, diciamo che sei riuscita a ottimizzare la utilità del servizio con l'ottimizzazione dei costi. Oh. Sì. Questo era l'intento, insomma, visto che qua siamo un po' tutti in fase di ristrettezza economica, quindi ho voluto dare il mio piccolo contributo. Ma non è vero, ci arrivano soldi palate, a me arrivano soldi palate da tutte le parti. No, quindi... A me arrivano solo le palate, basta. Senza i soldi. Vabbè, però ricordiamo intanto che se mi rivolgerete, e mi riferisco e mi sto rivolgendo ovviamente ai nostri ascoltatori a Più Sicurezza, trovate anche del personale simpatico, non è solamente un tecnico che arriva lì, metti qua, smonta lì, cambia lì, cambia là, trovate anche del personale esattamente come l'ideatore, il creatore di Più Sicurezza, che è Francesco Ciano, che comunque è una persona molto molto amabile. Però voglio dire, ricordiamo il numero di telefono per attivare, e che poi può servire ovviamente per tutte le altre evenienze. Allora, sul sito si attiva il sistema, la richiesta per attivare l'assistenza telefonica, che è www.piusicurezza.com. Perfetto. Poi ricordo che sul sito ci sono tutte queste bellissime puntate. Poi adesso siamo partiti con i famosi video tutorial, insomma, girati da me da solo che guardo il cielo, quindi siamo partiti. Poi ne abbiamo fatti altri due che ho cercato di migliorare questa situazione. L'ultimo che ho visto era perfetto. Sono venuti un po' più carini quelli di sì, perché ho capito dove devo guardare. Quindi, bravo. Diciamo che quindi ho capito un attimino. E poi, insomma, ci sono i soliti articoli, solito blog. E quindi, insomma, che è sempre diciamo continuamente rinnovato, perché diciamo che tu segui molto, tu e i tuoi collaboratori ovviamente seguite molto, no, l'aggiornamento sempre costante, quindi il momento in cui andate una volta sul sito e ci andate magari 4 giorni dopo non troverete più esattamente la stessa cosa, ma sarà sempre in continua in continuo aggiornamento, ci sono sempre cose diciamo nuove. Che almeno un video alla settimana, almeno una puntata radio alla settimana, almeno un articolo alla settimana si trovano, quindi poi adesso non ci sono tanti eventi, se no se poi c'erano gli eventi c'erano tutti gli eventi, diciamo che noi in modo quotidiano cerchiamo sempre di aggiornarlo e quindi di tenerlo, come dire, il più interessante possibile e dare le maggiori informazioni. Questo è allora, però poi... a proposito di eventi, mi hai fatto venire in mente una cosa, che tu hai lanciato ufficialmente, almeno sui social, il tuo ultimo libro, che è Stop Stalking, che però è un pochino così, è ancora in incubatrice, no? Perché magari L'ho lanciato e mi è tornato indietro, mettiamola così, dai. Così, in mezzo alla fronte. Perché purtroppo, insomma, pensavo di riuscire a, come dire, appunto, fare una presentazione con un po' di gente, coinvolgere insomma un po' di persone, poi visto anche l'argomento che è molto delicato, certo. E volevo farlo appunto con Lidia Vivoli, che la ringrazio per insomma, con lei che ha fatto la prefazione, volevo comunque lanciare. Ricordiamo chi è? Lidia Vivoli è una sopravvissuta siciliana, quindi una sopravvissuta a violenza, quindi se sì, quindi anche perché il sottotitolo del libro è 200 modi? No, 100 segreti per diventare uno stalker, che poi in realtà sono 270. Ricordavo che erano più di 100. Sì, sono 270, quindi è venuto anche un lavoro importante, sono quasi 500 pagine, quindi insomma c'è anche il 500 il suo, pagine, sì, Francesco? Quasi, sono 470. Non fai l'audiolibro, vero?
No, 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 dai, non ti voglio bene per quello, non lo facciamo, dai. No, no, ma a parte il fatto che mi è venuto voglia di leggerlo, quindi ti chiederei se è possibile riceverlo al domicilio, magari per spedizione, qualcosa, perché vorrei averlo. Allora, io libro. Ho fatto stampare, anzi, quando praticamente siamo partiti con il lancio, avevo fatto stampare 10 copie, quindi adesso me ne sono rimaste ancora qualcuna, ma te la porterò io personalmente. Eh beh, questo dai. Mi fa molto piacere ed è anche un onore, perché so che è un gran bel libro, so che tu ci tieni veramente, ne hai scritti 3, questo è il terzo libro che tu scrivi, sì. Ma questo l'hai sentito particolarmente? Diciamo che io ho sempre avuto un po' questo, come dire, pallino di proteggere le mie donne, quindi le mie figliole, quindi adesso appena sono arrivata a casa gli ho detto con la scusa: guarda, se papà qua ha scritto qualche cavolata, leggete questo libro, insomma. Cosa ti hanno detto? No, adesso non hanno espresso giudizi, insomma, a parte che insomma, hanno detto sono orgogliosi del suo papà. Certo. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello. Loro fortunatamente al momento non ne hanno bisogno, però secondo me è giusto che tutte le donne, anche se non hanno una necessità, devono avere le nozioni del libro, insomma, che parla un po' di comunque di brutte storie, brutte esperienze di realmente accadute, leggi, norme, come comportarsi, insomma, diciamo che ho voluto racchiudere all'interno del libro un po' tutta la mia esperienza che mi sono fatto col blog e col sito stopstalkingitalia.it, quindi quello è. Francesco, quanto quindi... è importante la famiglia nel riconoscere la difficoltà, il disagio che sta vivendo perché adesso noi parliamo magari di coppie, no? Cioè, è già più facile, o comunque è già più facile capire chi è la vittima e chi non lo è, anche se non è scontato sempre. Però, ad esempio, ci sono delle ragazze come in età delle tue. Tue figlie, ad esempio, che non parlano in famiglia. Io credo che le tue figlie siano consapevoli del fatto che sarà un po' difficile nasconderti qualcosa. Credo che tu abbia dei segnali che ti possono far capire che una donna sta vivendo un disagio di questo genere. Sì, e poi bisogna parlare ai fidanzati subito appena li conosci. Da buon papà. Quindi devi... Secondo me, come dire, poi a quell'età lì, che comunque una 17, l'altra 19, insomma, sono l'età dell'adolescenza, è sempre un po' pericolosa, no? Quindi la 19 oramai era già superata, Vabbè, però insomma, i primi amori sono le cose che ti fanno, come dire, ti fanno un po' perdere la ragione. Quindi secondo me se poi hai seminato bene da quando sono piccoli e poi te lo ritrovi dopo, no? Quindi certo. Parlare anche in famiglia e comunque cercare di capire, di spiegargli che cosa è giusto, cosa è sbagliato e che cosa ci deve essere in un rapporto, no? Quindi che insomma non deve credo che possessivo. Tu sia stato in grado di spiegarglielo perfettamente, le tue figlie sono tutelate. Ma è importante, no? Il mestiere più difficile del mondo, tu sai che è il genitore, quindi, sì, tanto sbagli insomma, sempre, comunque la fai la sbagli, sì. Quindi non è un problema. Noi proviamo a stargli vicino. Allora non ci rimane altro che aspettare l'apertura totale per avere finalmente la presentazione di questo libro, perché poi è la cosa che tu volevi fare. Io mi ricordo che ne parlavi, grande aperitivo, farò delle cose, insomma, le cose. Mi sono ubriacato da solo, mettiamola così, dai. Sì. però io ti dico soltanto che noi in Piemonte insomma l'alba non è ancora proprio vicinissima, visto che la nostra regione purtroppo sta addirittura battendo la Lombardia per i contagi. Ma andiamo in Calabria, che ci frega. Però appunto dicevo, la Santelli ha fatto un quasi libera tutti, cioè all'esterno dei locali si potrà sorseggiare una bibita, mangiare un gelato e anche mangiare, perché anche i ristoranti. Bene, tu sai che io ho origini calabresi, quindi no, gioco anche in casa. Non lo sapevo che tu fossi di origine calabrese. No, ma spero che tu sia almeno di Riva al Mare. Ma sei in Riva al Mare?
In realtà quando ero piccolino non ero in riva al mare, perché ero in un paesino in mezzo alle montagne all'epoca. Quando ero piccolo non c'era ancora neanche la superstrada quando ho trovato mia nonna. Adesso sono diversi anni che hanno fatto la superstrada, in 20 minuti arrivi al mare. Meraviglioso. Un po' nell'entroterra. Io direi che comunque una presentazione estiva. Quando ero piccolino un'avventura. Una presentazione estiva, così come anticipazione, come anteprima, potresti farla, no? Ci sta anche perché comunque ricordiamo che poi Lilia Vivoli è siciliana, quindi ci potremmo trovare sulla terraferma, dai, più vicino possibile. Tu comunque comincia a mandare gli inviti per la Calabria, naturalmente annotati dal buono bonus viaggio andata e ritorno, e noi veniamo, siamo congiunti, sì. No? Siamo amici tempo. Cioè, subentra anche Fly Free, quindi diciamo andiamo poi tutti in aereo. Come vedi non abbiamo problemi di spostamento, tra l'altro tutti aeromobili, tutte sanificato ogni volta, quindi che problema abbiamo, figuriamoci un po'. Non ci facciamo mancare niente, dai. Bene, allora ricordiamo ancora una volta www.piusicurezza.com. Io prima di concludere volevo soltanto raccontare ancora un nanosecondo una cosa che realmente è accaduta in questa settimana, sì. E volevo che tutti, insomma, quelli che ascoltano, prestassero maggiore attenzione come utilizzano il computer anche da remoto, perché comunque un nostro cliente è successo, quindi di un dipendente in smart working gli è entrato, ha scaricato comunque una mail che non doveva, l'ha aperta aveva questa rete non sufficientemente protetta, è entrato il virus all'interno di tutta la rete, gli ha bloccato i server, gli ha cancellato i dati, quindi ricordo che noi facciamo anche questa operazione. Però non era per farmi pubblicità, era più che altro state attenti quando scaricate le mail, comunque utilizzate le giuste precauzioni, insomma nel dubbio non apritela e cestinatela, insomma, se questo è. Sì, mamma mia, è vero. Anche per questo è vero, perché anche tu ti occupi di sicurezza cibernetica. Sì, diciamo questo è il nuovo servizio che facciamo, anche perché la sicurezza, cioè le cose più importanti sono diventati i dati, no? Quindi certo. Anche se pensiamo all'interno delle banche, che ormai una volta c'erano i soldi, adesso ci sono comunque dei numerini, degli 010001, sì. Quindi quelli sono le cose più importanti, i dati delle aziende. Immagina il danno per un'azienda non poter lavorare perché ti hanno cancellato, comunque bloccato, perché poi cosa fanno? Ti bloccano tutti i server e chiedono un riscatto, quindi ti dicono se tu vuoi una password, devi pagare, e non è detto che poi dopo una volta che paghi te li sblocchino, quindi... ovvio, certo, sennò che delinquenti sono, smentirebbero se stessi. Questa cosa è veramente terribile, specialmente a livello aziendale, dove ci sono veramente dati molto molto sensibili. Bene, allora ricordiamo che il numero però rimane unico, sia per quanto riguarda la sicurezza cibernetica, sia per quanto riguarda la sicurezza degli antifurti, e anche per la sanificazione e l'igienizzazione dei locali attraverso il nebiogeno, e anche per l'assistenza telefonica, comunque anche passando dal sito è possibile attivare. Dal sito non devo andare, perfetto. Allora a questo punto ricordiamo il numero, Francesco. 896 70 78. Va bene, allora ci diamo appuntamento al prossimo giovedì. Non ti chiedo in anteprima che cosa. Tu riposati, domani è la festa dei lavoratori, il 1° maggio. Quindi il neurone, proprio il cervello deve stare un po'. Ma il neurone già c'ha dei programmi domani, quindi in teoria. Bene. Un pasticcio. Adesso domani lavora il neurone che non ha lavorato di solito. Dai, mettiamola così. Perfetto. Quello che si riposa tutto l'anno. Meno male, ma facciamo un pochino di riposo anche per lui. Allora appuntamento a giovedì prossimo. Noi siamo sempre qui, ti aspettiamo, anche perché ogni volta che ti incontriamo, anche seppur telefonicamente, la tua positività, la tua creatività ci fa star bene e ci rassicura davvero. Grazie. Il piacere, per tutto. Il piacere mio. Grazie Francesco, ti aspettiamo. Ciao. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Dream on Fly Radio. Grazie.
tutti a questo nostro appuntamento settimanale con la cultura su Dreamonfly Radio TV. Io sono Ennio Trinelli, questo è il nostro appuntamento che abbiamo nemmeno troppo scherzosamente chiamato sull'inutilità della cultura, ovvero deinutilitate culture. E oggi vi parlerò di Reinaldo Arenas. È uno scrittore cubano straordinario, assolutamente straordinario. Se maneggiate bene lo spagnolo, vi consiglio come sempre di leggerlo in lingua originale, perché lo spagnolo di Cuba poi ha tutto un calore, un sapore di una verità, di una potenza, di una pesantezza, perché Cuba non è un posto semplice. Che affronteremo quest'oggi, perché poi vi parlerò di uno spettacolo durissimo e commovente che si chiama Battuage di Gioele Anastasi per la compagnia Vuceria Teatro, un spettacolo che conosco benissimo avendolo visto almeno 6 volte. Dicevo, è nato a Holguín, a Cuba, nel 1943 e morì suicida nel 1990 a New York per evitare di essere ucciso dall'HIV che aveva contratto qualche anno prima. E vi voglio parlare in particolare di un libro che nell'originale spagnolo si chiama Antes que anochezca, cioè prima che sia notte, che ha dato vita anche a uno straordinario film con Javier Bardem che impersonava Reinaldo Arenas, e amici che conoscevano personalmente Reinaldo Arenas mi hanno confessato di essere rimasti sconvolti dalla perfezione della interpretazione di Javier Bardem, che vinse un Oscar per questo film, che aveva imitato alla perfezione non soltanto la voce ma anche le cadenze, le pause e quelle che erano le sottilissime ironie di Reinaldo Arenas. Antes que anochezca, prima che sia notte, mi abituerò a dirlo così, è un libro meraviglioso, uscito postumo, in prima edizione aprile del 1992, che è un po' la summa di tutta quella che è stata l'epopea della vita di Reinaldo Arenas, durissimamente contrastato dal regime cubano, imprigionato in più occasioni, torturato, vessato, violentato e in carcere, perché forse non tutti sanno che a Cuba esiste tuttora una legge che può decidere se un cittadino è pericoloso per il futuro dell'isola. E lo decide chi denuncia, e di conseguenza poi lo decide il tribunale, ma sulla base di ciò che il denunciante ha denunciato. Una legge terribile che colpiva, non so quanto continui a colpire, ho ragioni di ritenere che continui a colpire, forse non con la stessa durezza, ma la Castro S.P.A. mi ha sempre ispirato veramente poca fiducia. Colpiva dissidenti, omosessuali, prostitute, persone con i capelli lunghi, oppositori politici, critici verso il regime, tutti coloro che in qualche modo rifiutavano di uniformarsi a quella che doveva essere la straordinaria rivoluzione socialista ordita da Fidel Castro, poi da tutta la sua famiglia, da tutto il cucuzzaro, come si direbbe a Napoli, e che ben pochi risultati dal punto di vista del benessere dei cittadini ha portato. Prima che sia notte è quindi questa straordinaria vicenda vissuta personalmente da Reinaldo Arenas, che Reinaldo Arenas iniziò a scrivere immediatamente dopo la scoperta di avere contratto l'HIV, che poi lo porterà alla morte, e scrisse questa autobiografia con la fretta di chissà che ha pochissimo
pochissimo tempo, un po' quello che successe al regista inglese Derek Jarman, uno straordinario regista, pittore e critico d'arte, che fece le sue cose più importanti subito dopo la scoperta della sua sieropositività e morì nel 1991, subito dopo aver vinto l'Orso d'Argento a Venezia per il film Edoardo II. Esistono queste straordinarie personalità che decidono che, avendo poco tempo, devono riuscire a realizzare tutto ciò che non hanno realizzato fino a quel momento. Ecco, Reinaldo Arenas è uno scrittore indimenticabile, non soltanto per Prima che sia notte, ma anche per altri romanzi, L'assalto, Un'altra volta il mare, Celestino prima dell'alba, Il palazzo delle puzzole bianchissime. Ve lo traduco direttamente dallo spagnolo perché non so quanti di questi romanzi siano stati tradotti in italiano. Io li possiedo in lingua originale e non ho mai cercato la versione italiana, anche perché ho vissuto 10 anni in Spagna e quindi è una lingua che conosco piuttosto bene. Un altro romanzo che sulla edizione di Prima che sia notte non viene citato è Il portinaio, che è un romanzo molto 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 breve, di feroce ironia ma di grandissima bellezza, molto divertente, di Reinaldo Arenas. Mario Vargas Llosa scrisse che si trattava di una delle più strazianti testimonianze che fossero mai state scritte in spagnolo sull'oppressione, sulla ribellione. È un libro estremamente commovente che veramente, veramente vi suggerisco di leggere, anche per avvicinarvi proprio alla figura umana di Reinaldo Arenas, che a tanti anni dalla morte rimane comunque molto viva nel cuore di chi ha la fortuna di riuscire a leggere un suo romanzo. Non voglio addentrarmi nei particolari, però Reinaldo Arenas in Prima che sia notte riesce a parlare anche di tutta la scena letteraria cubana, tutta dissidente e tutta fortemente combattuta dal regime di Fidel Castro, con nomi straordinari che vanno da Lezana Limas a Virgilio Piñera, che è un altro autore dalla penna d'oro, diciamo così, una generazione di scrittori, di uomini di cultura coltissimi, raffinatissimi, molto legati alle origini europee della ispanohablante Cuba e legati anche al mondo teatrale e dell'arte che venne distrutto dalla rivoluzione cubana, a meno che non si uniformasse a quelli che erano i dettami di Fidel Castro e della sua società per azioni privata. Prima che sia notte è un libro che si legge di un fiato e che lascia senza fiato. Davvero vi consiglio di farvi questo regalo, di cercarvelo, se parlate bene lo spagnolo, di acquistarlo in lingua originale. Sconsiglierei la traduzione inglese perché non è proprio eccellente, ma si tratta di una testimonianza umana che vale la pena di essere vissuta, anche se solo di riflesso e dalle pagine di un libro. E poi c'è uno spettacolo, si chiama Battuage, proprio in quel senso lì. È scritto e diretto da Gioele Anastasi e la compagnia è una compagnia siciliana, si chiamano Vuciria Teatro. In scena Enrico Sortino, Simone Leonardi o Ivan Castiglione, dipende dalle repliche, e Federica Carruba Toscano insieme a Gioele Anastasi. Battuage è la storia tristissima di anime perse che non hanno famiglia, che non hanno amore, che non hanno vita, barchette disperate senza alcun talento, che spesso sognano un mondo di successo, un mondo dello spettacolo, semplicemente perché sognano un mondo di successo, perché sono le parole proprio di Salvatore, Gioele Anastasi, io voglio piacere a tutti. Proprio con questa battuta e con questo personaggio si inizia la discesa negli abissi della disperazione di un mondo che c'è, che vive, che brulica, ma del quale nessuno parla, soprattutto quelli che lo frequentano.
lamentano. È un mondo dove la gente per bene, quella che si lamenta perché c'è bisogno di decoro, quella che anima i gruppi di controllo di vicinato, che sparlano degli altri perché naturalmente c'è sempre qualcun altro di cui sparlare, va a rifugiarsi per poter vomitare la sua repressione e dominare dietro compenso, perché il denaro è potere, godendo quei godimenti che tra le tranquille mura di casa non osa nemmeno pensare perché inopportuni. Sono tanti tra quelli che quando scoprono il figlio gay o la figlia lesbica ne fanno succedere di tutti i colori. Insomma, è questo il mondo descritto da Gioele Anastasi con una scrittura cristallina, con il dialetto siciliano, l'uso del dialetto siciliano che rende molto più vera, molto più vissuta tutta la storia e tutti i dialoghi. E lo spettacolo è ambientato tra gli ultimi, tra chi è costretta a fare la puttana per disperazione, tra brutti travestiti, li chiamiamo così perché tali sono, non transessuali, travestiti perché volevano altro, o il giovane ventenne che fin quando durano i suoi vent'anni dalla colpa di ciò che è alla propria madre. E, insomma, tante di quelle che sono le negatività che ognuno di noi può trovare nella nostra esistenza vengono espresse in questo mondo dove la disperazione si taglia col coltello e la cui descrizione è affidata soltanto a una penna tagliente e ad una regia pungente che soprattutto nel monologo centrale di Salvatore, al festeggiare i suoi 30 anni, mena fendenti a destra e a manca, distruggendo convenzioni, cerimonie, sacramenti in un furore iconoclasta come non si avverte da tempo, pur mantenendosi dentro il rigore del rispetto, perché questo va detto. Non c'è nessuna volgarità in questo spettacolo che vomita oscenità per amore della vita, veramente non c'è volgarità. L'oscenità è l'oscenità che noi sperimentiamo vivendo tutti i giorni, magari facendo finta di non vederla, perché ci va bene così, o forse non ci va bene, ma siamo in altre faccende affaccendati. Battuage è il titolo, Vuciri a teatro è la compagnia, Gioele Anastasi l'autore. Battuage farà ancora tante repliche, quindi avrete modo di vederlo ancora. Noi lo abbiamo visto ancora una volta a Modena, al Teatro delle Passioni, il 28 gennaio del 2020. Per essere stati con noi anche questa settimana, speriamo che questo appuntamento sia stato di vostro gradimento e niente, ci sentiamo la prossima settimana, a presto. Dream on Fly Radio, facciamo prendere il volo ai tuoi sogni, sei su Radio Dream on Fly. A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità,
sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Radio Dream on Fly, con noi fai
decollare la tua impresa. Un caro saluto amici da Mariella Vitale, bentrovati, siamo a martedì e non possiamo mancare al nostro appuntamento del martedì mattina insieme alla counselor Elena Beltramo, che ho raggiunto telefonicamente e che saluto subito. Buongiorno, bentrovata Elena. Ciao Mariella, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno, come state intanto? Come stai Mariella? Insomma, io sto bene perché insomma ho seguito i tuoi consigli, mi sono data da fare, ho cercato di occuparmi di cose belle e mi sono data alla pittura, no? Nel senso non del senso artistico ma nel senso del bricolage, perché mi sono rifatta la cucina, quindi ho seguito, devo dire che sto bene. Ottimo, ottimo, che bello, mi fa molto molto piacere. Mi auguro che anche i nostri ascoltatori abbiano tratto beneficio dai suggerimenti che ho dato. Sono utilissimi, sono veramente preziosi e infatti la nostra, diciamo, clausura forzata, anche se è un termine che non mi piace ma necessario, mi piace dire clausura necessaria, certo. E deve continuare, si sta protraendo, tra l'altro la nostra regione è ancora tra quelle tra virgolette più colpite, perché insomma abbiamo dei dati che non ci aiutano a risolvere quanto prima la situazione. E quindi il tempo che ci rimane è davvero ancora parecchio. Come possiamo fare? Come possiamo intrattenerci in questo momento? Certo. Allora, il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo e che normalmente nella vita della quotidiana, diciamo, del tram tram, non manca, non ci riesce a trovare, un po' per mancanza di energie o proprio per mancanza di tempo e anche qualità di tempo. Per cui è interessante valutare il tempo proprio come l'espressione della nostra vita, perché in base a come noi lo impieghiamo parla di noi. Ho capito. Assolutamente, ci sono persone che con il tempo libero si dedicano allo studio, quindi approfondiscono la loro professione, la loro cultura, altre persone agli hobby, altri al gioco, altri all'ozio, cioè ognuno ovviamente se lo occupa in linea di massima secondo la sua inclinazione, quindi il tempo libero parla di noi. Ora, in tempo di coronavirus, di tempo bene o male ne abbiamo tutti molto molto di più, certo. Tant'è che a distanza di un mese e più tutti quanti abbiamo, quasi tutti perlomeno, chi lavora magari in meno o chi ha i bimbi piccoli a casa, ovviamente qualche stanchezza in più rispetto agli altri, ma di massima abbiamo recuperato i nostri i ritmi naturali del nostro corpo, della nostra mente, vero, il sonno eccetera, sì, quindi sì. Rispettiamo di più quelle che sono le esigenze anche corporee, ok? Sì. Adesso è interessante invece valutare le esigenze mentali, perché con questo tempo noi possiamo davvero sfruttare al massimo per sviluppare la nostra crescita personale. Ah. E a questo mi rifaccio a quello che mi dicono molte persone, soprattutto molti giovani, che si stanno annoiando e non trovano interesse in nulla. Ma io mi rivolgo soprattutto a loro in questo momento, ok? Sì. Ma anche a chi comunque dà valore al proprio tempo. Allora, una massima zen cita le seguenti parole: le tempeste fanno sì che gli alberi mettano radici più forti. Bello. Ora, bella, sì. Molto molto significativa, per cui questa situazione la possiamo raffigurare come una tempesta. Sì. Ed è proprio adesso che è importante mettere le radici più profonde, più forti, ok? Rimanere saldi per fortificarci per un futuro che noi non sappiamo come sarà il nostro futuro, ok? Sì. Per cui il tempo libero che noi abbiamo, e per tempo libero si intende tutto il tempo che c'è al di fuori degli obblighi lavorativi piuttosto che di attività domestiche, di studio obbligatorio eccetera, no? Sì. Nel tempo libero in genere si fa quello che ci piace fare, okay? Sì, certo. E quindi c'è chi si occupa di svago, quindi
ai quali piace uscire, sfogarsi, parlare con altre persone, conoscere altre persone, eccetera. E dietro a questo svago, magari eccessivo, c'è la necessità di scappare da se stessi, ok? Sì, mentre sì, invece in questo periodo questa tipologia di soggetti si ritrova a incontrare se stessi, ok? A fare i conti con se stessi. E qui arriva il bello. E qui arriva il bello, esatto. Ed è anche però importante imparare, ingegnarsi, inventare, quindi muovere la fantasia, perché tutti noi siamo dotati di queste qualità, però il mondo esterno ormai ci ha abituato ad avere tutto pronto, no? Certo. Da internet ai giochi sul cellulare, quindi è tutto smart, è tutto veloce, tutto facile da raggiungere, per cui la nostra fantasia tante volte non viene, il nostro ingegno non viene neanche utilizzato. Invece in questo momento il suggerimento che io do è proprio quello di azzerare questi strumenti, utilizzarli poco, non sì, dico per niente, ma poco, e divertirsi con qualcos'altro, inventarsi qualcos'altro. È un po' come quello che suggerisco anche ai genitori che hanno dei bimbi piccoli, un po' il metodo Montessori, sì, che insegnava proprio a non dare dei giocattoli fatti ai bimbi, ma a far sì che loro se li creassero questi giocattoli, ecco, proprio per dare loro la possibilità e abituarsi a sbrogliarsela, risolversi sì, delle situazioni, comunque a inventare, ok? A certo, ingegnarsi, certo, perché questa è una qualità che per molti ormai è andata nel dimenticatoio, e invece è importante. È importante perché fa parte della nostra vita e serve proprio per la nostra crescita personale. Una lezione che noi possiamo avere tutti quanti da questo periodo di quarantena, di isolamento, sì, e ad esempio per molti imparare a doppiare, anche questo fa parte della crescita personale. Hai capito? Eh sì. Imparare a doppiare è bellissimo, spiegaci come si fa, Elena. Sì, senza sensi di colpa, perché ci sono tante persone che sono state cresciute dietro alla mentalità che non potevano fermarsi, non potevano riposare, dovevano produrre, lavorare, quindi lavorare. Bene, questo è il momento per capire e sperimentare anche l'occhio, ok? Con questo non vuol dire che dobbiamo passare dall'estremo opposto all'inedia più totale. No. Parlo sempre con ovviamente una base di equilibrio che ci vuole in tutte le cose, ok? Certo. Ma 10 minuti, mezz'ora di sano occhio è anche importante imparare a goderselo, perché va a ritemprare la mente, va a ritemprare le cellule e genera anche un piacere, ok? Sì. All'interno proprio del pensiero, della mente della persona, nella vita della persona, ok? Sì. Perché quella persona impara a fare qualcosa per se stesso, ok? Bello. Proprio nel silenzio, nel riposo, perché è giusto riposare, è sano. E cosa potremmo fare nel momento in cui stiamo oziando? Cioè, la mente cosa deve fare? Cioè, dolce far nulla, il nulla proprio. Se io ho piacere di stare al sole, ok? Prendermi una boccata d'aria, sì, e sedermi fuori o con un sdraio, comunque sì, stare al sole. E penso, sì, però magari potrei pulire la cucina, potrei mettere a posto gli armadi, il pavimento da pulire, il cane da portare fuori e quant'altro. Ma se io ho bisogno e vorrei stare lì mezz'ora, tranquilla, a non pensare niente, a sonnecchiare, proprio a godermi il calore del sole. Posso dire un termine riposo francese, un po' a fregarmene di tutto, di tutti? Esatto, proprio staccare la spina, questo fa bene, ok? Bello. E non c'è da sentirsi in colpa, perché si è solo rimandato di un pochino, ok? Sì. Certo è se uno lo è sempre e ovviamente trascura tutto il resto. Ma certo, no, certo. Assolutamente. Però il sano occhio per molte
Dream on Fly Radio. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della A5 Torino-Aosta, dove segnaliamo ancora code per lavori tra Scialtione e Verrè in direzione Torino. Sempre sulla A5 si rallenta ma per traffico intenso, in corrispondenza della barriera di Settimo Torinese per i veicoli in direzione Torino. Vi anticipiamo che questa notte dalle 2 sino alle 6 di domattina per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Luxovest in direzione Bardonecchia. Infine vi ricordiamo che sino alle 22 sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. E per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi un buon proseguimento di serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream on Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Clima più fresco, specie al nord, ma ancora tanto sole su quasi tutto il territorio nazionale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento un po' su tutte le nostre regioni centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali potrà formarsi una copertura nuvolosa anche piuttosto compatta, ma in genere non foriera di fenomeni. Nel pomeriggio poche variazioni, nubi sparse o irregolari al nord, cielo sereno velato invece al centro e anche al sud. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
di un amore che fa pugni senza guanti, di ritorni che ha il sapore di partenza, di un cuore che ha più stanze di un albergo, mentre guardo le stelle su su Radio Dream on Fly.
Dream on Fly. Radio Dream on Fly. Con noi fai decollare la tua impresa. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Buon pomeriggio amici, bentrovati anche per questo martedì 9 giugno, un martedì piovoso, ma del resto è così fino alla, almeno alla prima metà di giugno, e quindi non ci dobbiamo lamentare perché tanto deve passare. Ma il martedì vede anche l'appuntamento fisso con una delle nostre professioniste più amate qui a Radio Dream on Fly, non solo da noi ma anche e soprattutto dal riscontro di ascolti che abbiamo settimanalmente, grazie alla dottoressa Lorenza Morello, giurista di impresa, che ho raggiunto telefonicamente. Ma guarda un po', buon pomeriggio. Ma grazie a voi, grazie anche al pubblico che ovviamente pago per questi riscontri. Non avevamo nessun dubbio, non avevamo nessun dubbio in merito che lei pagasse, dottoressa. Noi parliamo veramente di tantissime cose, ci siamo intrattenute un attimo prima di entrare in diretta, e a parte gli scherzi, ovviamente sono tantissimi gli argomenti che vorremmo toccare insieme a lei e conoscere il suo punto, perché ci dà l'opportunità di conoscere forse una voce un po' diversa, un po' fuori dal coro, se lei mi permette questo termine, ma sono talmente tante le cose che io mi limiterei a, a chiederle un paio di opinioni su due cose. Il presidente dell'INPS ha appena fatto qualche giorno fa una dichiarazione dicendo che le richieste per la cassa integrazione in deroga stanno diminuendo, cioè ci sono meno richieste, e quindi da questo si deduce che l'Italia sta ripartendo, o perlomeno le aziende cominciano nuovamente a produrre. A lei risulta questa cosa? Ma sicuramente molte aziende hanno riaperto i battenti, però al contempo anche molti lavoratori hanno rinunciato a presentare queste domande, vedendo come sono state gestite le pratiche e la risposta sconfortante e desolante che è stata data, come al solito, dagli uffici preposti, sia a livello regionale che a livello nazionale, per dare una risposta efficace e concreta a chi davvero, come abbiamo già detto anche qui a Radio Dream on Fly, inizia a far fatica per unire il pranzo con la cena. Lei ha detto bene, dottoressa, dicendo da voci regionali e nazionali, perché ad esempio è partito anche sempre dal presidente dell'INPS la non denuncia ma la dichiarazione dei dati, che due regioni in particolare, la Sardegna e la regione Lombardia, non hanno processato le domande di cassa integrazione, e quindi non sono state evase queste richieste. Sì, poi mi sembra anche un po' il solito gioco di rimbalzo di responsabilità tutta l'italiana, dove nessuno vuole assumersi la responsabilità di niente, e allora si cerca sempre un capo espiatorio. Quello che io posso dirle è che quotidianamente purtroppo ricevo, tanto dai canali social quanto da noi in studio con la nostra mail pubblica, sì, riceviamo purtroppo richieste di aiuto di imprenditori ma anche di lavoratori che vogliono sapere come fare, perché come le dico, è vero che le aziende hanno riaperto, ma è anche vero che molte aziende non appena hanno riaperto si sono trovati la finanza in casa come se fossero tutti dei pericolosi criminali o evasori, non si sa bene che cosa, a fronte poi di quasi 3 mesi di chiusura. E uno Stato che invece di considerare il cittadino come, in questo caso, una persona che ha il diritto ad avere un aiuto, visto che ci hanno raccontato che c'era un'emergenza per cui tutti quanti dovevamo stare chiusi in casa e smettere di produrre, ma a fronte del fatto che siamo allora tutti vittime di questa emergenza, poi non c'è la solidarietà da parte dello Stato, della comprensione per chi lavora e ha necessità di ripartire veramente e non attaccare. Io continuo a sentire proclami, i soldi arriveranno, si faranno domani, dopodomani, a settembre, ma in realtà io di persone soddisfatte che hanno già ricevuto un aiuto concreto anche dal punto di vista aziendale
non ne ho ancora sentita una. È una questione di percentuale, insomma, i dati dicono delle cose e poi si scontrano con una realtà che non combacia quasi mai, purtroppo. Anche se devo dire, poi parlo con la realtà delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori che con esse interfacciano, per cui quello che poi leggo sui giornali, e a seconda del giornale che uno legge, io la mattina quando mi sveglio, se non la sera dopo mezzanotte, visto che tardo ad addormentarmi, leggo sempre le prime pagine di tutti, sì, i quotidiani, e la mattina prima di alzarmi mi scorro velocemente tutti, quindi cerco di formare la mia idea in modo molto pluralista, però devo dirle che quello che poi io riscontro nella concretezza è un paese davvero in difficoltà e in ginocchio, e purtroppo io temo, e anche questo l'ho già detto sia qui che altrove, che il peggio sia ancora là da venire. Bene, ottimisticamente parlando, guardiamo il settore del turismo invece. Nel decreto del governo c'è l'opportunità del bonus per le vacanze. Io ho visto e ho sentito servizi giornalistici che facevano vedere strutture già al completo, altre completamente desolate. Da che cosa può dipendere questa diversità, no? Fra strutture già in overbook e altre no? Ma allora, anzitutto un bonus vacanze di 500 euro, mi chiedo con molto rispetto dove possa andare una famiglia di 4 persone se non più in là del campeggio che ha sotto casa sua. Brava. E secondariamente, laddove riconosco il diritto alla felicità come diritto inviolabile dell'uomo, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e in quanto tale elemento ineliminabile, così come lo è il lavoro, perché dal lavoro discende ancora nella nostra mentalità molta della nostra dignità umana, che uno Stato in un momento di così grave difficoltà, anziché pensare di dare degli incentivi reali agli imprenditori per assumere o per creare sviluppo, e quindi da quello conseguirebbe poi un bonus vacanza che arriva dal fatto che io sono stato assunto, quindi ho questi benedetti soldi per andare in vacanza, e invece si pensa al bonus vacanza diretta, mi lascia un po' perplesso. Per quanto riguarda le strutture recettive, beh, i fattori che possono determinare i risultati diretti di quello che lei dice, cioè che alcune strutture sono in overbooking e altre invece sono totalmente desolate, i fattori sono diversi. Un piccolo albergo sicuramente, per adeguare la propria struttura alle norme anti-Covid, soffre dei costi che sono molto maggiori in proporzione di quelle della catena, che può suddividere i propri costi spalmandolo appunto su tutte le strutture. Per non parlare del solito discorso dell'azienda di persone piuttosto che dell'azienda di capitali, certo, laddove l'azienda di persone, come abbiamo sempre detto, vive di fatturato e quindi di cash flow e quindi di cassa, di flussi di cassa per gli amici all'ascolto, mentre l'azienda di capitali ha proprio per definizione dei capitali investiti e messi a cespite a cui può attingere nei momenti di chiusura e di difficoltà. Tutte queste tematiche e problematiche fanno sì che alcune strutture possano essere più agevolmente messe in grado di ripartire anche a costi che impattano di meno, e altre invece abbiano più difficoltà, e che quindi debbano poi conseguentemente, per far fronte ai costi che hanno sostenuto per poter riaprire, alzare i costi e quindi disincentivino il cliente ad andare per tutti loro. Anche se io mi domando a marzo-aprile chi è che poteva andare in vacanza, sinceramente, no? Perché non credo che nel 2019 le strutture alberghiere e gli stabilimenti balneari fossero pieni come uova nel mese di marzo e di aprile, sinceramente parlando. No, questo sicuramente infatti è una cosa che non mi riguarda. È anche vero che dopo un periodo di forte stress psicologico e soprattutto di detenzione casalinga, soprattutto chi non ha la possibilità di avere nella propria abitazione uno spazio verde o uno sfogo, capisco bene che abbia, magari anche con dei bambini o degli anziani, la necessità immediata, poi parla con me che io sono uno spirito libero, proprio una creatura d'aria aperta, per cui io ho la fortuna di avere dello spazio verde dove vivo, ma comprendo bene quella che sarebbe, e immagino bene quella che sarebbe la mia frustrazione se io avessi dovuto fare la quarantena in uno spazio
chiuso, senza possibilità di sfogo. E allora che in questo momento, diversamente da altri anni, sì, poi si abbia la necessità di andare al mare, di fare quelle cose che abitualmente sono deputate ai mesi d'agosto, ai mesi di vacanza, sì, che certo, nel nostro paese sono ancora disciplinati dal calendario, questo lo capisco. Certo, tra l'altro che lei sia uno spirito libero, dottoressa, l'ho capito dal momento in cui la devo sempre raggiungere telefonicamente, perché se la dovessi raggiungere fisicamente non le starei dietro, ecco. Sarebbe un po' complicato, mi dicono tutti che sì, ho delle gambe che si muovono molto velocemente, però sono nata così e temo che morirò così, avrò la bara con le rotelle. Ma noi siamo contenti così di averla così, assolutamente, quindi per noi va benissimo così. Allora, un'ultima cosa su Colau, ha qualcosa da dire su questo... No, niente. Ma Colau meravigliato. Sto finendo di leggere adesso la bozza che è circolata da ieri sera, sì, a quest'oggi. Trovo che ci siano delle cose che mi lasciano abbastanza basita, ma sto preparando un pezzo su questo tema e non voglio dare troppe anticipazioni. Quello che voglio dire è che a tratti sembra uno scherzo di cattivo gusto, perché già solo il linguaggio è imbarazzante, oltre al, sì, fatto di non dire poco nulla. Ah, ecco. Potrei definirlo un testo precostituzionale e addirittura prepolitico. È un po' patinato, che sembra più un programma elettorale, è molto generico. Nella parte, ad esempio, dedicata agli individui e alle famiglie ci sono un sacco di belle idee, di misure, ma non è quasi mai indicato quanto costerebbero. Quindi in astratto sarebbero fantastiche, c'è una molta enfasi su questioni di genere, riduzione di gap su vari fronti. Sì. L'unica cosa che ho visto al momento essere precisata è il costo del servizio civile, ipotizzando di accettare tutte le domande presentate, sì, 440 milioni che derivano da 5.600 domande del 2020, quindi potenziato per ridurre il digital divide e per servizi di supporto alla persona. Non ho molto da dire, se non il fatto che appunto mi sembra propaganda, e noto anche il fatto che ci sia un pericolosissimo, più che accenno, ma riferimento al 5G, sì, che sappiamo bene da molti essere ritenuto una minaccia grave per la nostra salute, che invece ci verrebbe passata di soglia, dicendo che siamo troppo cautelativi, sì, abolendo addirittura il diritto alle autorità locali di vietarlo. Così in alcuni siti anche viene già riportata la notizia. Quindi un aumento di soglia per l'Italia e un divieto di opposizione dei comuni. Tutto ciò mi spaventa abbastanza. Ma prima di dare ulteriori opinioni, sì, finire di leggerlo rileggerlo in modo più tranquillo e compiuto. E infatti noi aspettiamo quel momento, così ci darà un breve sunto e naturalmente il suo punto di vista su questo libro. A questo punto il nostro tempo a disposizione termina, dottoressa, ci dobbiamo salutare. Il tempo a disposizione per voi, per me sarebbe infinito, però ahimè ho un aereo da prendere, quindi ecco, devo fatto salutare. Visto, ok. E allora noi la ringraziamo per il momento, l'aspettiamo ovviamente martedì prossimo ancora una volta per stare qui con noi con il suo punto. Grazie dottoressa Morello, a presto. Grazie a lei, a presto. Radio Dreamfly. Si vola in alto. Radio Dreamfly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Un caro saluto a tutti da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oh, sono in collegamento telefonico con un personaggio davvero illustre che ho l'onore di presentarvi e ho con me al telefono il dottor Luciano Romoli Sovrano, gran commendatore, gran maestro della Gran Loggia d'Italia. Buonasera, bentrovato maestro. Buonasera a lei, signora Vitale, e buonasera ai suoi radioascoltatori. È davvero un grande onore per noi poter interloquire con lei. E l'ho chiamata perché ho saputo di una meravigliosa azione fatta in questi giorni, proprio in un momento in cui l'Italia sta vivendo un periodo terribile. E l'azione che è stata fatta proprio da voi, dalla Gran Loggia d'Italia, degli Alam, che ha donato 100.000 euro alla Croce Rossa Italiana per le operazioni di contrasto al coronavirus. Sì, è vero, abbiamo donato 100.000 euro alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza coronavirus, dottoressa.
Questo fa parte di un'attività costante che la Gran Loggia fa di solidarietà a tutti i livelli. E per essere un pochino più preciso, noi non la pubblicizziamo mai. Difatti. Diciamo della... sì. Che la solidarietà vada fatta perché è giusto farla, ma non vada reclamizzata. In questo caso l'abbiamo reso noto perché speriamo che possa essere esempio anche ad altri. Però le dico, senza citare con precisione i fatti, siamo intervenuti in molte realtà provinciali e regionali, assistendo ospedali, presidi sanitari, medici di base, abbiamo fornito strumenti, abbiamo regalato ventilatori a alcune unità ospedaliere, mascherine a tanti ospedali e così via, e in più abbiamo fatto questa donazione alla Croce Rossa, che è in prima linea ovviamente nell'emergenza coronavirus. Lei, Gran Maestro, ha fatto bene a sottolineare il fatto che spesso non dite esattamente tutte le azioni di solidarietà che fate, però in questo caso, secondo il mio modesto parere, è necessario anche dirle, no, a volte, perché la sensibilizzazione al riguardo può essere importante per chi magari non ci pensa, non la fa, non ne conosce il valore umano. Sì, sono completamente d'accordo con lei. Come le ho detto prima, ci auguriamo che questo nostro impegno verso la Croce Rossa sia preso da esempio da tanti altri e che ci seguono in questo percorso di condivisione che tutti dobbiamo avere, nessuno escluso, nei confronti di un male invisibile che non conosce confini e che aggredisce l'uomo di qualsiasi condizione sociale, culturale, non escludendo nessuno. Però le voglio citare anche un altro esempio, se lei me lo concede. Certo. Tanto così per darle un'idea. Noi, per esempio, a Torino abbiamo le Dimore di San Giovanni. Sì. È una nostra associazione che ha numerosi immobili, che mette a disposizione, su indicazione degli assistenti sociali e dei responsabili dei vari reparti pediatrici, ha a disposizione delle famiglie che hanno i bambini ricoverati all'oncologico e che devono ovviamente assistere questi bambini laddove non hanno la possibilità di avere degli alloggi propri. Noi mettiamo a disposizione questi alloggi, li assistiamo anche dal punto di vista logistico, dal punto di vista anche spesso e volentieri della sussistenza. Gran Maestro, è importante quello che lei ha detto perché spesso ci sono cose che non vediamo e quindi sembra che non esistano, mentre invece ci sono realtà come quella che lei ci ha appena illustrato attraverso appunto la Gran Loggia, che vengono fatte senza troppi clamori, ma che vengono davvero dal cuore. Questo è forse il messaggio più emozionante che possiamo dare questa sera. Mi sono completamente d'accordo con lei. Noi mettiamo al centro dei nostri lavori sempre e soltanto l'uomo, senza distinzione né di sesso, né di razza, né di religione. Pensiamo che dentro ognuno di noi ci sia una scintilla divina, pertanto qui siamo tutti uguali e dobbiamo tutti regolarci di conseguenza nei comportamenti che abbiamo ovviamente nei confronti degli altri. Ovviamente il solco del solidaristico della Gran Loggia d'Italia non si ferma a questo, anzi sono sicura che avete moltissimi altri progetti di solidarietà che continueranno. Sì, ma io gliene ho citati soltanto alcuni. Poi abbiamo quelli nostri costanti, distribuiamo cibo, abbiamo medici che danno assistenza ai meno fortunati quando non si possono curare, finanziamo operazioni all'estero. È proprio di qualche mese fa che abbiamo cofinanziato una spedizione in un paese africano gestita dal Bambin Gesù di Roma, dove 30 chirurghi specializzati sono andati a fare delle operazioni che altrimenti, se non fossero state fatte, avremmo avuto tanti bambini morti. Però sono andati giù questi 30 chirurghi e noi ovviamente insieme ad altri, anche altri imprenditori e altre organizzazioni, abbiamo
cofinanziato questa attività. Lo facciamo costantemente durante l'anno. Guardi, lei è riuscita a farmi commuovere, perché sapere che esistono persone che hanno questo grande spirito altruistico e di solidarietà è una grande consolazione. Per chi in questo momento, come molti italiani, come tanta altra gente nel mondo, ritiene di non riuscire più ad avere speranza. Va bene, bene, dottoressa, questo momento chiaramente tragico può anche avere una chiave di lettura positiva, perché interviene, impatta direttamente sulla nostra emotività. Non è detto che questa tragicità non ci possa in qualche maniera anche allargarci gli orizzonti e a progettare fin da adesso un futuro migliore da attuare, ovviamente, appena sarà passata l'emergenza. Grazie, grazie davvero, Gran Maestro. È stato davvero un onore poterla ospitare qui da noi. Ci auguriamo di poterla risentire, perché comunque quello che è riuscito a dare attraverso questo breve incontro è stato un messaggio, forse è azzardato dirlo, ma non credo. È stato un messaggio d'amore. Grazie. Grazie a lei, la ringrazio e buona serata a lei e ai suoi radioascoltatori. Grazie, buona serata, a presto, grazie, Gran Maestro, grazie. Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly.
tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Thank you.
ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly.